ci posso credere! Sono riuscito a rubare la bacchetta magica ad una fatina! Non potevo sperare di riuscire in un'impresa del genere! Ed ora farò tanti scherzetti! Cosa stanno facendo? È ora di pranzo! Evviva, mangiamo le tagliatelle! E c'è da chiederlo, Lampo! Ovviamente mangiamo le tagliatelle! Sono prelibate! Ah, basta! Che seccatura! Sempre a mangiare queste tagliatelle! Ora basta, mi hanno stancato! E allora vi trasformerete in dei piccoli micetti neonati! E solo il latte potrete mangiare! Addio, tagliatelle! Oh, amici, mi sento un po' strano. Anch'io, polpetta, miau miau. Amici, devo stare tanto tanto male perché non mi va di mangiare le tagliatelle. Oh, miau miau, anch'io, polpetta, cosa ci succede? Oh! Romeo ha lanciato un incantesimo per fare uno scherzo ai nostri Buffy Cats. E allora diventeranno dei bebè micetti. Iniziamo con Pilù. Inizia la trasformazione. La magia di Romeo a compimento. Prendiamo del fucsia. Dobbiamo farle un bel ciuccio. Quindi facciamo una pallina, la appiattiamo e la mettiamo qui, sul musetto. Il ciuccio però non è solamente una pallina, c'è anche una piccola strisciolina. Quindi prendo dell'altro fucsia, lo metto qui, faccio una strisciolina e cerco di farlo aderire. In questo modo già sembra un ciuccio. Ma che cosa hanno i bebè? Di solito hanno un pannolino, ma non facciamolo bianco. Prendo dell'altro fucsia e andiamo a coprire questa parte. Facciamo una strisciolina e proviamo a metterla qui, in modo da creare la forma di un pannolino. Ora prendiamo il giallo. Iniziamo a fare una strisciolina, ma la strisciolina andiamo a chiuderla. Così. E la mettiamo qui in parte. Stessa cosa per l'altro lato del pannolino. Facciamo una strisciolina, la chiudiamo. Così e la mettiamo qui. Sono le spille che tengono chiuso il pannolino. Com'è carina Pilù, da piccolina. Ora che cosa possiamo farle? Romeo ha detto che avrebbero bevuto solamente latte dal biberon. E quindi Pilù, ti creiamo un biberon. Prendiamo un rosa tenue, un rosa chiaro, facciamo una pallina e la allunghiamo un po'. Poi la andiamo ad appiattire. In questo modo. Ora prendiamo il fucsia, facciamo una pallina, la allunghiamo, quindi diventa una piccola strisciolina e la mettiamo qui al centro, così. Ora, altra strisciolina e la mettiamo qui attorno e facciamo qualche segnetto qui. Ecco qui Pilù, il pranzo è servito! Pilù, cosa ti succede? Non sai più parlare. Pilù è diventata una piccola micetta? Oh, amici, catastrofe! I micetti piccoli non mangiano le tagliatelle. Ecco perché non vogliamo più mangiare le tagliatelle, ci stiamo trasformando tutti. Qualcuno deve averci fatto qualcosa. E chi può essere? Eh? Oh no! Mi hanno beccato! Amici, è stato Romeo! L'ho visto! Prima di diventare tutti dei piccoli bebè, chiamo i super pigiamini! Ci aiuteranno! Spero di riuscirci prima di trasformarmi! Oh, miau miau! Oh. Ed ora è il momento della trasformazione di Milady. Lampo sta chiamando al telefono i super pigiamini. Spera di riuscire a contattarli prima di trasformarsi in un piccolo micetto. Speriamo ce la faccia, ma intanto Milady verrà trasformata. Miau miau! Ti hanno risposto, Lampo! A Milady facciamo il ciuccio giallo. Quindi una pallina, appiattiamo e la mettiamo qui. Poi una strisciolina. Giriamo e la mettiamo qui. Perfetto!
Ora il pannolino. Lo facciamo azzurro a richiamare i suoi pantaloncini. Quindi mettiamo una strisciolina qui e poi le due spille. Quindi strisciolina gialla che chiudiamo, la mettiamo qui e dall'altra parte. Giriamo e chiudiamo. Perfetto! Ora manca il biberon. Andiamo a fare la base color giallo chiaro, quasi crema, quindi pallina, la allunghiamo e appiattiamo. Poi prendiamo l'azzurro, mettiamo una strisciolina qui e un'altra strisciolina tutto attorno. Perfetto! Ecco il tuo biberon, mettiamolo qui. Lampo, guarda! Milady è diventata una micetta piccolina! Non ti preoccupare, Polpetta! Sono riuscita a parlare con i super pigiamini! Hanno detto che saranno qui tra pochissimo! Oh! Ed ora è il momento di trasformare Lampo. Per Lampo prendiamo l'azzurro per fare il ciuccio. Una pallina, la appiattiamo e la mettiamo qui. Poi prendiamo una strisciolina, sempre azzurra, e la mettiamo qui. Perfetto! Per il pannolino prendo il verde, faccio una strisciolina e la metto qui così. Ed ora le spille. Una strisciolina gialla che andiamo a chiudere e la mettiamo qui. Un'altra strisciolina gialla che chiudiamo e la mettiamo qui. Ed ora il biberon. La base la facciamo crema. Quindi facciamo una strisciolina, la appiattiamo ed il resto lo facciamo azzurro, come quello che abbiamo fatto a Milady. Prendiamo una strisciolina e la facciamo girare qui attorno. Perfetto, ecco qui il lampo. Oh no, amici, anche il lampo è un piccolo micetto. Oh, sento che sto per trasformarmi anch'io. Oh no! Ed infatti ora tocca a Polpetta. Il ciuccio di Polpetta lo facciamo giallo. Facciamo una pallina gialla, la appiattiamo e la mettiamo qui. Poi una strisciolina gialla e la metto qui. Il pannolone lo farei arancione. Quindi facciamo una bella strisciolina. Bisogna metterla qui in basso. Ed ora le spille. Strisciolina gialla che chiudiamo e la mettiamo qui. Altra strisciolina gialla e la mettiamo qui. Perfetto, ma ora manca solo il biberon. Prendiamo quindi il beige, allunghiamo la forma, la appiattiamo ed ora potremo farlo arancione. Quindi mettiamo una strisciolina e un'altra qui e la facciamo girare in questo modo. Tieni, Polpetta, il tuo biberon di latte. Devo assolutamente vedere la scena! È troppo divertente, non resisto! Sono tutti dei piccoli micetti! Ah, questa bacchetta mi servirà per fare tante cose! Ho iniziato con loro, ma ora posso sbizzarrirmi! In giro per la città! Super Pigiamini, è lì Romeo! In mano una bacchetta magica! Allora, lasciate fare a me! Dobbiamo sorprenderlo. Presa. Cosa? Gufetta! Da dove salti fuori? Ridammi la mia bacchetta! Super calcio gatto boy! Ritirata! Ed ora lanciamo la magia. Facciamoli ritornare. I soliti micetti. Dovrebbe funzionare. Miau miau tagliatelle! Sì, ha funzionato. Oh, miau miau amici, siamo salvi. Ricordo di essermi trasformata in una piccola micetta appena nata. Grazie Super Pigiamini. Ed ora sarà meglio trovare la fata a cui Romeo ha preso la bacchetta magica. Riportiamogliela. Le bacchette magiche è giusto che rimangano alle fate. Ben detto, Gufetta!
E allora grazie per aver giocato con noi. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e cliccate qui per vedere tanti altri giochi con tutti i personaggi dei vostri cartoni preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!